Andrea Sussi, insomma, credo di poter dire che è un pareggio che lascia molti rimpianti, un grande amaro in bocca perché il secondo tempo, a parte qualche sprazzo, la squadra non l'ha giocato. Ti chiedo Andrea se ti aspettavi dopo un buon inizio, un secondo tempo invece così brutto. Aspettavo l'inizio, i primi 15 minuti di questa partita a metà, con il piglio che abbiamo avuto. Siamo andati in vantaggio, poi siamo andati in spogliatoio, c'è stato un mezzo blackout perché non siamo più riusciti a catturare le seconde palle, a uscire fuori dalla nostra metà campo, non siamo riusciti a scalare in avanti, ci siamo chiusi troppo e alla fine, essendo sempre dentro l'aria, abbiamo subito il pareggio. Poi siamo riusciti anche a riportare il nostro vantaggio, ma richiudendoci ancora e avendo anche, mi auguro, anche un po' di paura di vincere, siamo chiusi troppo e abbiamo subito il pareggio. È una questione mentale, Andrea, è una questione di condizione fisica che può essere stata anche inficiata dai tanti giocatori che hanno avuto il Covid, quindi sono dovuti stare in isolamento nei giorni scorsi, o c'è dell'altro? No, mi auguro che sia un mix tra la condizione fisica e questo approccio mentale che ha avuto la squadra nell'abbassarsi, nel non scalare più avanti, nel non raccattare più una seconda palla, perché se non raccatti le seconde palle è normale che il baricentro della squadra si abbassi. Un'altra nota dolente è che abbiamo subito squadra inattiva. Ci vuole più attenzione, più concentrazione perché il 90% delle partite si sbloccano con le palle inattive. Ti chiedo se, soprattutto dopo il gol del 2-1 di Strambelli, non hai avuto la tentazione, l'idea di inserire Pisano, magari di togliere uno dei tre davanti, anche per portarlo in fondo il risultato, per dare un po' più di equilibrio, di compattezza, di solidità alla squadra. Stavo facendo, ma è passato un minuto e mezzo dal vantaggio nostro al pareggio dello Scandicci. Ma è come una specie della partita dei badessi. Io penso sempre positivo, penso a offendere. Per poter ritornare in vantaggio io ho bisogno degli attaccanti, di questo tipo di attaccanti. Fare un cambio poi non so se mentalmente, già ci siamo abbassati troppo. Facendo un altro cambio forse dava un segnale di abbassamento ancora più, quindi ho preferito rimanere, infatti siamo andati in vantaggio. Poi mentre stavo facendo il cambio c'è stato il pari, ho lasciato le cose così. Quanto può pesare un pareggio così, con l'Arezzo rimontato 2 volte, per la rimonta in classifica, no? Che è l'obiettivo di questo anno? Ma ancora mancano 18 partite, può succedere tutto. Sicuramente è un risultato che ci lascia l'amaro in bocca, ma che ci deve far trovare da domenica prossima contro il Civita Castellana la rabbia per ritornare a vincere, perché bisogna ritornare al cammino che avevamo fatto fino a Natale. Luca, hai domande da studio?